Benvenuto Luca Vanni, alfiere della nuova Serie A2 del Tennis Club Sinalunga. Intanto la domanda è d'obbligo, come stai? Ah, meglio, è passato 4 mesetti, 5 mesetti non belli, ma diciamo ci sono abituato, poiché è la quarta operazione subita al ginocchio quest'anno e siamo in fase, diciamo, adesso di lavorazione per mettere le basi per il prossimo anno alla fine, perché magari quest'anno è stato un anno un po' travagliato, ho giocato il mese di luglio, però non ero all'altezza dei tornei che giocavo e quindi ho deciso di fermarmi agosto e allenarmi di nuovo. Infatti da 5-6 settimane adesso sto iniziando anche a divertirmi in campo, quindi bene. Abbiamo visto nelle ultime settimane risultati che indicano una ripresa. Appunto, volevo chiederti se per il prossimo anno hai già un'idea di programmazione o degli obiettivi. Programmazione insieme a Giovanni Galuppo, mio maestro qui a Sinalunga, è quella di allenarsi parecchio, perché fondamentalmente in questi mesi ho consumato anche più del consumabile, perché venendo da 4 mesi di inattività e avere la voglia di giocare non ho potuto mettere dentro parecchia benzina, quindi sicuramente il primo obiettivo è mettere benzina e poi inizio anno per forza obbligato a giocare dei future o magari nella speranza che nel mese di febbraio, marzo qualche challenger italiano indoor o comunque così che mi possano aiutare con qualche wildcard, insomma. A proposito di Sinalunga, tu sei tornato a casa, si può dire, dopo diversi anni di assenza. Come vivi questa esperienza in Serie A? Hai appena accennato il fatto che con Sinalunga c'è un rapporto che va anche oltre Certo, rispetto alla squadra. no, con questo io ero ad Arezzo gli anni passati, a Giotto, e per me sono due famiglie, perché i primi 10 anni della mia, chiamiamola carriera, bambino, adulto, così, li ho passati qua e ad Arezzo, quindi la vivo in maniera particolare e familiare, ovviamente. E poi io, Luca, come persona, indipendentemente dal fatto che giochi per Sinalunga o per un altro circolo, la professionalità è la professionalità, cioè mettere in campo indipendentemente da per chi giochi 100%. Quindi ovviamente c'è un pochino più di gusto quando vinci, ma anche un pochino più di dispiacere magari quando perdi. L'ultima domanda riguarda questo bel periodo per il tennis italiano. Sembra che stiamo andando incontro a anni molto felici, che mancavano da tanto tempo. Tu, che ormai sei un veterano della pattuglia azzurra, come vedi questi exploit di Berrettini e di Sinner? Matteo, a parte che ci ho giocato anche così, e io l'avevo dato dopo l'Internazionale d'Italia un possibile primi 10, primi 15, sbagliato. Mi ha sorpreso, ma non Matteo, è un ragazzo intelligente, bravo, lavoratore, quindi nel senso, e poi ha delle qualità, ovviamente, doti. Però, come vedo? Vedo che ci saranno 9 primi 100 da lunedì e niente, tanti, tanti giovani. Sai, con la carriera che ho avuto io alle spalle, non so, il tennis ogni volta, magari penso a Luca Vanni tra un anno di nuovo vicino ai 100, cioè nel senso è una cosa che va e viene. Ora va quello maschile, fino a 3-4 anni fa sembrava il contrario con quello femminile, guarda il femminile adesso così, però sicuramente abbiamo Sinner, Sonego, Berrettini, e magari me ne scordo qualche di un altro, me ne scordo che penso sia la futura Coppa Davis o se non si chiama più così, insomma. Grazie Luca.